Se arrivate col sole già alto in una location, o siete in vacanza, o... Salve gente, bentornati sul canale. Oggi siamo nelle foreste casentinesi e siamo alla ricerca di una cascata del Piscino. Piscino, non ne ho la più pallida idea, e oggi parleremo appunto di come affronto in genere giornate come questa. Oggi sto in vacanza e sto con Elena, quindi non è la situazione ideale né per fare un video per il canale né per fare foto di paesaggio. Infatti sono le 10 e stiamo nel bosco, quindi la situazione peggiore in assoluto, ma la situazione in cui vi troverete più spesso, immagino, durante le vacanze o viaggi di famiglia o viaggi in cui lo scopo non è fotografare. Allora, la prima regola è non dar retta a Google Maps. Prima ci diceva che le cascate le avremmo trovate a 1,5 km lungo questa strada, ma non comparivano assolutamente i 7-8 tornanti che ci siamo fatti, e ci dava praticamente la distanza lineare che ci separava dalle cascate, e quindi completamente falsa. Sul cellulare invece ho Locus Map, che è tipo Strava, uno di questi, di queste app un pochino più precise dedicate ai sentieri, ed effettivamente lì si vedeva la distanza reale tra noi e la cascata, e non era poca. Per cui adesso ci stiamo riposando un secondo. Qui c'è un ruscello molto carino. In realtà ho trovato un piccolo spot che mi interessa. Ho iniziato facendo una foto dall'alto perché mi sono fermato e mi ha colpito questa scena, e il primo impulso è fare la foto esattamente da dove ti ha colpito, ok, l'immagine. Però poi mi sono reso conto che schiacciavo tantissimo tutta la scena in basso e non mi piaceva, per cui ho deciso di abbassarmi. L'unico problema è appunto tutta la vegetazione che c'è. E quindi adesso sto scattando tenendo questi due ramoscelli, chiaramente un bracketing perché stiamo in un orario del cavolo, perché sono le più o meno le 11, ISO al minimo un ottavo e F10 per avere il più possibile della scena a fuoco. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. Chiaramente per tutte queste fotografie è stato utilizzato un filtro polarizzatore, altrimenti non avrei mai avuto quei colori, quei verdi così intensi. Ma di questo probabilmente parleremo in un altro episodio. Ad ogni modo, l'idea dietro ogni inquadratura scattata dentro quel bosco era di semplificare una scena complicata. Cioè, ad esempio, nel bosco, che è l'apoteosi delle scene difficili perché è pieno di elementi di disturbo, rami, foglie, cose a caso che vi danno fastidio, un buon esercizio è sicuramente quello di creare un'inquadratura e poi cercare di ritagliare, cioè creare un'inquadratura all'interno di quella che avete già creato. E di questo esercizio ne ho già parlato in un video che metto, mi sposto di qua, fotografia minimal in Basilicata con Francesco Amorosino. E questo esercizio lo potete fare anche a casa, cioè prendete una vostra inquadratura, una fotografia qualsiasi, e cercate delle buone composizioni all'interno di quell'inquadratura. È un esercizio veramente ottimo. Senza contare che vi salva in situazioni come queste, cioè quando uscite all'orario sbagliato della giornata, perché semplificare, arrivare ai dettagli, può risolvere delle situazioni in cui la luce non è poi così buona. Poi, se questo video vi sta piacendo, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Poi, se avete qualche domanda, scrivete qui sotto nei commenti oppure su Instagram. Se poi volete darmi una mano ancora più grande e supportare questo canale attivamente, cioè aiutarmi fisicamente a creare contenuti, vi ricordo che ho aperto un account su Buy Me a Coffee, lì potrete farmi una donazione. Torniamo alla cascata. Allora, ci siamo persi e non abbiamo idea di dove siamo. Credo che siamo sul sentiero sbagliato, perché abbiamo controllato su Google e tutti dicevano di fare il sentiero 11 per arrivare alle cascate del Piscino. Noi siamo sul sentiero 8, però
abbiamo incontrato dei ragazzi che ci hanno confermato che questo è il sentiero giusto e che bisognava camminare un po', ma poi tutto sommato c'era un cartello, era facile trovare. E questa è un'altra di quelle situazioni in cui ci si trova spesso quando si va in vacanza, perché tutto sommato dici, ma perché devo pianificare quando... E invece va pianificato comunque. Non c'è? Non esiste la cascata, a quanto pare. Allora, dopo un'attenta analisi abbiamo capito che effettivamente siamo sul sentiero sbagliato. Cioè, non è proprio sbagliato. Se continuassimo per 8-9 chilometri, quindi 3-4 ore di strada di montagna, probabilmente arriveremo a quella cascata. E quindi abbiamo deciso di andare a pranzo, tornare indietro, andare a pranzo, riprendere la macchina, fare il giro della montagna, arrivare dall'altra parte che, a quanto pare, diciamo, lasciata la macchina, sono giusto... mezz'ora a piedi. Comunque una foto me la sono portata a casa e ci vediamo dopo. E grazie alla magia del cinema eccoci qua sul sentiero giusto dopo solo 5 ore. Intanto Elena fa la majorette alla sagra dei tubi. Ha bisogno di un tubo? Abbiamo tubi arrotolati, tubi non arrotolati, tubi buttati a cazzo, tubi ovunque, tubi. Copenhagen blinds, how to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Tra l'altro un sentiero molto più bello di quello di prima, perché è veramente un single track bellissimo in un bosco. Se non ci fossero quei 6-7 mila tafani sarebbe fantastico. Tra l'altro stiamo anche rischiando di prendere la pioggia e il tempo sta cambiando completamente as always, ma vediamo. All along, I think it's time for me to go burn all bridges. All I know. A me ste cose mi fanno volare. Il cartello all'inizio del sentiero dice 40 minuti. Questo dopo 10 minuti dice 55 minuti. Comunque, da che eravamo arrivati la mattina tardi nella location e poi non siamo riusciti a trovarla, ora siamo nel tardo pomeriggio, quindi. Comunque siamo in ritardo, comunque all'orario sbagliato della giornata. E questo, quando andate in vacanza o viaggiate con qualcun altro, sarà la norma, mi dispiace. Quindi l'unico modo per risolvere questa situazione, perché molti di voi mi scrivono spesso dicendo «Ah, come faccio a fare le foto in vacanza quando ho la famiglia, i bambini, gli amici, eccetera?» Compromessi, ragazzi, compromessi. Esattamente come ora, mentre stavo girando, è cambiata la luce. Ma non posso aspettare che ritorni il sole per girare una scena coerente con quella precedente, perché altrimenti Elena me se magna. Quindi devo lavorare con quello che ho e voi accontentarvi, come me, di quello che troverete qui sul canale. Che poi è anche un modo carino, perché tutto sommato è più spontaneo. Tanto mi guardo intorno perché sento rumori di animali strani. E non sono preoccupato, però... Non sono preoccupato. Però... Non vi auguro mai, ops, stavo cadendo, di fare un video con me, che Elena mi sta veramente odiando in questo momento. Ti diverti a fare b-roll? Come no? No. Come no, scusa. Per niente, zero. E finalmente eccoci arrivati alle cascate, che sono enormi, sono altissime. Probabilmente ho perso il fuoco la macchina perché, ok, forse sì, mi vedete? Sì. Non so se mi sentite perché qui il rumore è enorme. E siamo arrivati a un orario del cacchio, come dicevamo prima, perché praticamente tra poco sarà notte. Quindi la soluzione è anche uscire con un mood un po' più rilassato, cioè non cercare di uscire con la smania di fare per forza la foto della vita, ma uscire e vedere quello che succede, ok? E soprattutto lavorare con quello che si ha, che è quello che poi vi fa andare avanti, perché andare a fotografare sempre ottimi panorami o roba bellissima in condizioni stupende non vi aiuterà a crescere. Quello che vi aiuta a crescere è il problem solving, cioè ho questa situazione e devo tirar fuori da quello che ho qualcosa di buono. Quello vi porta avanti. Ho trovato una composizione, ma per poterla scattare dovrò invertire il treppiede e praticamente buttarmi dentro l'acqua in ginocchio.
Ora l'inquadratura, la cosa divertente è che praticamente questa piccola cascatella davanti a me mi sta bagnando la camera in continuazione, quindi devo prendere il fuoco, pulire il filtro polarizzatore che ho messo davanti senza ruotarlo, mandare il timer e poi scattare con 2 secondi, 1, 2, aprire, ok. As always, come ogni uscita, è finita con l'acqua brutta. E poi nell'arco di 30 secondi è sceso il demonio. Non credo di ricordare una volta in cui ho preso più acqua. Sono arrivata alla macchina che avevo anche le mutande bagnate, nonostante l'impermeabile. Comunque, con questa foto sono uscito un pochino dalla mia comfort zone, perché non sono solito usare grandangolari così spinti. Il 10-24 praticamente lo uso solo per vloggare, ma questo è il mio stile, non sto dicendo che non va bene. A me non piace fotografare il paesaggio con delle lenti così ampie, però stavolta mi sono voluto mettere un pochino in discussione, e occasioni come queste sono perfette, almeno per me, per testare qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho mai provato, perché in realtà sto in tranquillità, non ho la pressione che mi metto da solo nel dover tornare da uno shooting di paesaggio, di sport, quello che sia, con la foto buona. E sono abbastanza soddisfatto del risultato. Vi ripeto, non è il mio stile, però la foto non mi dispiace. E con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio, e quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, quello che vi pare qui o su Instagram, e di andare a visitare il mio account di Buy Me a Coffee se volete supportare attivamente questo canale. Ma fino al prossimo episodio, ciao!